Stop, 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 facciamo una pausa. Ragazzi, bravi. Io sento mucche di solisti e non un'orchestra. Ci riusciamo a fare un gruppo? Ci proviamo? Chiara, che succede? Non sei mai sul ritmo, non correre. Mi scusi, prof. E tu? Hai la mano rigidissima. Allenta Lo so, non riuscivo proprio a starvi dietro. i muscoli. Eh? La mano deve essere fluida. Ricominciamo da capo. Voi seguite le mie mani. Avanti. Prego, prego. I ragazzi di cui ho parlato. Potete sedervi, ci sono delle sedie libere. Posso una parola? Mi Dica. presi, eh. Siamo in una fase abbastanza avanzata del programma. I miei ragazzi hanno fatto un grande lavoro per arrivare fino a qui. E il concerto è fra poche settimane. E dov'è il problema? Il problema è che questi nuovi ragazzi potrebbero rallentare tutto. Sono sicura che lei troverà una soluzione. Allora, la cosa che mi preoccupa di più è che non sembrano avere né l'interesse né le capacità e per di più sono obbligati. Capisce che questo può creare un ambiente teso? Professore, se la voglia e la capacità fossero dei requisiti, le scuole sarebbero vuote. Ma almeno gli faccia fare un'altra attività, no? Cosa le costa? Sono sicura che lei riuscirà a tirare fuori qualcosa da loro. Allora, avete un'idea di che cosa facciamo qui? Che Musica. tipo di musica? Si Da vecchi. chiama musica classica. È la stessa cosa. Allora, noi qua stiamo organizzando un concerto di fine anno e mi farebbe piacere che partecipaste anche voi. Suonate qualche strumento? A parte il flauto, ovviamente. Vabbè, le note sono sempre quelle. Abbiamo qualche strumento qui che ci potrebbe essere utile per il gruppo. Potete prenderne uno a testa? E tu non prendi niente? Puoi togliere le cuffie? Tu non prendi niente? No, tanto non so suonare niente. Vogliamo provare con il canto? Sì, vabbè. Vabbè, tanto qua senza fare niente non puoi stare. Quindi adesso vedo i tuoi compagni e poi torno da te. Allora, fatemi vedere quali strumenti avete scelto. Il triangolo. Bene, una scelta molto conveniente. Tu la chitarra la sai suonare? Vabbè, non fa niente, tanto avrai poche note. Tu non hai preso niente. No. No. E allora dopo voglio sentire come canti anche Ci siamo. te. E questo è già qualcosa. Allora, dopo faremo le audizioni. Non voglio sentire né se né ma, sentiremo tutti, anche te. Adesso noi ragazzi ricominciamo da largo. Facciamo sentire ai nostri compagni la musica da vecchi. Ok? Bene, bene, molto meglio di prima. Bravi. Questo è l'inverno di Vivaldi. In questo pezzo Vivaldi cerca di dare la percezione del vento
del tuono, della pioggia, del freddo persino. Oh, ma io ti guardo. E questa è la caratteristica che rende questa musica eterna. Allora, cos'è sto casino, eh? Che succede? Che da questi? Pensa per te. Che cosa c'è da dire? Che c'è? Che succede? Ditemi. Stavo a dire che questa è musica da... Una musica da? Dai, dillo te. Ho detto che è musica da vecchi, ricchi e bianchi. Prof, ma non possiamo fare troppo con questi qua. Ma non pensi che sia un pregiudizio il tuo? No, l'ha capito bene quello che voglio dire. No. Nessuno manderebbe i propri figli a studiare chitarra, pianoforte o ste cose. Lo fanno solo i ricchi e basta. Questo non è vero, non è vero, io sono un esempio. Io vengo da una famiglia umile e ho dedicato la mia vita a questa musica. E allora perché sta qua al posto di suonare i concerti? Shh. Perché che c'è di male? Si sa, chi è fallito nella vita fa il professore. E chi è fallito come professore insegna educazione fisica. Vale Silenzio. Anche per la musica, no? Senti, io ti do l'opportunità di chiedere scusa. No, ho detto solo la verità. Tu hai insultato me e tutti gli altri insegnanti. Io non chiedo scusa, perché ho detto solo quello che penso. Così le rispondi a tua madre? No. Ma perché devi insultarmi madre? Io non sto insultando nessuno, io sto dicendo è così che parli a tua madre. Perché devi mettere in mezzo mia madre? Stai calmo, abbassa la voce, devi portare rispetto. Sei te che mi devi portare rispetto. Vai dritto in presidenza, non ti voglio più sentire. Voi tenete i pronti, adesso li bruciamo. Forse non sai che la mando la presa e verrà espulso. Beh, non è così facile, Però forse non ho capito, questo era il suo ultimo avvertimento. Non è la prima volta che è stato espulso, ma stai sicuro che questo sarà l'ultimo. Ok ragazzi, il vostro compagno ha sbagliato e qualcosa andava fatto. Prof, anche lei ha sbagliato, gli ha insultato la Come? Madre. Come? Io stavo facendo solamente un esempio. Pure lui, ma a pagare è stato soltanto lui. Sentite ragazzi, ha interrotto la lezione continuamente, io non riuscivo a fare lezione, in più mi ha anche insultato, che dovevo fare? Prof, è da quando siamo entrati che abbiamo capito che non ci voleva qua, bastava dirlo. Tenetevi pronti. Adesso ricominciamo, forza. Caro Bassetti, io non so dove abbiamo sbagliato. Quando eravamo noi al loro posto, ricordi? Erano gli insegnanti ad avere il coltello dalla parte del manico. Oggi, se riesci ad arrivare a metà programma previsto per l'anno, sei fortunato. Caro mio, ancora più fortunati sono quelli che decidono di arrivare fino alla fine. Sempre meno, tra l'altro. E parliamo di materia di corso. Non so se mi sono spiegato. Ormai la decisione è stata presa. Lui in questa scuola non potrà più venire. Quello che succede nelle altre scuole non sono fatti nostri. È stata una discussione accesa da parte di tutti. Non è giusto che solamente lui ne paghi le conseguenze. Professore, io credo che non si possa più fare niente. E io invece sono sicuro che lei può trovare una soluzione. Preside, il ragazzo verrà espulso da tutte le scuole d'Italia. Lei se la sente? Io no.